tutti e ben ritrovati. Allora, oggi siamo di nuovo con la nostra rubrica tecnica Tic Tac Lab, ma non sarà proprio un video prettamente tecnico, ma facciamo piuttosto una chiacchierata, diciamo, quindi qualcosa di un po' più leggero. Ed andiamo ad affrontare, in maniera però un po' più esauriente rispetto al solito, una tematica, ovvero quella relativa ai tempi di una revisione. C'è una domanda che capita spesso, viene fuori sovente nei vari Q&A, nelle live spesso, quindi domande e risposte tra utente ed orologiaio, è: ogni quanto tempo devo effettuare la revisione sul mio orologio? Ecco, normalmente viene data quella che è la risposta lapidaria, la risposta secca, che è la cosiddetta regola dei 5 anni. Infatti sia io che i miei colleghi spesso e volentieri a tale domanda rispondiamo in maniera secca: ogni 5 anni. Ed è una regolina che in base all'esperienza risulta un po' quella che mette d'accordo un po' tutte le situazioni. Ma oggi voglio un pochettino anche raccontarvi da cosa deriva, quali sono le considerazioni che stanno alla base di questo, e quindi questa regolina dei 5 anni come nasce, andando un po' anche ad affrontare varie casistiche e varie eccezioni. Allora, noi prendiamo in considerazione in particolar modo l'orologeria vintage, quindi andiamo un pochettino a sviscerare questo discorso relativamente agli orologi vintage. Dunque, allora, il primo aspetto da considerare, quello per certi versi forse anche più importante per un orologio vintage, è la tipologia della cassa. Dalla tipologia della cassa si va a determinare delle situazioni relativamente alla revisione anche molto diverse tra loro. Allora, molti orologi vintage hanno delle casse a scatto, delle casse quindi col fondello a pressione, lunetta a pressione, corone tradizionali, quindi senza guarnizioni. Ecco, questo genere di casse non offre nessuna protezione all'umidità, ma anche semplicemente alla polvere, alla sporcizia. Quindi sono casse molto vulnerabili ed è normale che un orologio di questo tipo richieda una manutenzione molto più frequente. Infatti, su tanti orologi vintage di questa tipologia, quindi con casse a scatto, pensiamo anche ai cronografi con i tasti rettangolari, quindi non impermeabili, leggiamo tante volte nel fondello delle date di revisione anche distanziate di un solo anno l'una dall'altra. Dopodiché abbiamo orologi con delle casse che offrono una media protezione, per esempio le prime casse con fondello a vite, corona sempre a pressione normale ma con una piccola guarnizione o un sistema parapolvere. Ecco, questo genere di casse avrà già una protezione maggiore rispetto alle precedenti, fino ad arrivare alle casse totalmente a tenuta stagna, totalmente impermeabili, ermetiche, che non fanno entrare nessun tipo di polvere, nessun tipo di sporcizia dall'esterno ed offrono anche una eccezionale protezione all'acqua anche ad alte profondità, ad alte pressioni. Parliamo nella fattispecie di casse di tipologia diver. Quindi, per prima cosa, è importante andare a distinguere la tipologia di cassa. Dopodiché, la seconda discriminante è la frequenza di utilizzo dell'orologio. Ecco, un parallelismo che spesso sento fare, ma che io ritengo calzante fino a un certo punto, è quello con l'automobile. Come ben sappiamo, la scadenza di un tagliando di un'auto va in base ai chilometri, per esempio ogni 20.000 km, quindi va in base all'utilizzo. Però c'è sempre da tenere in considerazione che, qualora si facessero pochi chilometri con la propria auto, abbiamo un limite massimo che può essere magari di un anno e mezzo, due anni. Questo perché i lubrificanti con il tempo perdono le proprie caratteristiche, le proprie performance di lubrificazione e quindi andrebbero comunque cambiati. Ecco, anche in un orologio meccanico i cicli di utilizzo, quindi il tempo di effettivo funzionamento dell'orologio, incide sull'usura dei componenti. Però c'è da dire che in misura molto minore rispetto al motore di un'auto, questo perché l'orologio è la cosiddetta meccanica fredda, mentre il motore di un'auto viaggia dei cicli termodinamici, la meccanica calda, e di conseguenza l'utilizzo incide molto di più rispetto ad un orologio. In secondo luogo, su un orologio noi non abbiamo un contachilometri, di conseguenza non possiamo stabilire poi quelle che sono le ore effettivamente di funzionamento dell'orologio, e quindi per convenzione ci si basa quasi esclusivamente sul tempo trascorso dall'ultima revisione, quindi si va a tempo e non a chilometri, diciamo così.
però vi è qualche eccezione a questa regola. E l'eccezione qual è? L'eccezione è sugli orologi che io ho definito all'inizio con le casse non impermeabili, le casse con fondelle a pressione, le casse di vecchia concezione. Ecco, su orologi del genere invece è importante andare un attimino a discriminare uno scarso utilizzo da un frequente utilizzo. Questo perché un frequente utilizzo di un orologio esposto alla polvere, alla sporcizia, fa sì che dopo poco tempo, dopo magari anche solo 2 anni di utilizzo quotidiano, all'interno della cassa si siano infiltrati particelle esterne di polvere, di semplicemente anche solo la nostra pelle, particelle dei vestiti e così via, per non parlare di umidità. Pertanto, orologi con casse di questo tipo è addirittura consigliabile, se si utilizza l'orologio quotidianamente, una revisione ogni 2 anni. Ed il fatto che i lubrificanti moderni siano molto più stabili, molto più performanti a lungo termine rispetto a quelli di un tempo, non è rilevante, in quanto non abbiamo problemi di lubrificante in questo caso, ma abbiamo proprio problemi di sporcizia entrata dall'esterno, e di conseguenza la revisione, se l'orologio lo si utilizza come detto quotidianamente, va effettuata in tempi molto ristretti per questa motivazione, direi più o meno ogni 2 anni. È chiaro che se invece l'orologio lo si utilizza molto più di rado, i tempi possono allungarsi, possono raddoppiare 4-5 anni tranquillamente. Per quanto riguarda invece orologi di concezione più moderna, orologi con casse perfettamente impermeabili che possono essere diver, ma anche semplicemente un orologio con delle ottime guarnizioni di tenuta e quindi con una buona impermeabilità, unito al fatto che i lubrificanti, come detto, di ultima generazione sono molto più longevi rispetto a quelli di un tempo, hanno una stabilità di prestazione, quindi di lubrificazione, molto più duratura nel tempo, i tempi tra una revisione e l'altra si possono allungare di molto rispetto al caso precedente, e si può arrivare tranquillamente a 6-7 anni tra una revisione e l'altra, anche in presenza di un utilizzo frequente. Poi è chiaro, se l'orologio lo si usa veramente poco, in maniera sporadica o addirittura pochi giorni all'anno, si può provare a tirarla un pochettino più lunga ancora, però a mio avviso non bisognerebbe mai andare oltre gli 8-9 anni, e questo perché comunque, pur essendo come detto più longevi, i lubrificanti moderni ad un certo punto arrivano a un esaurimento. Differentemente rispetto agli oli di vecchia generazione, oli minerali, oli addirittura naturali, quelli moderni non tendono più ad addensarsi, a diventare una sorta di melassa, ma tendono ad evaporare quasi completamente, lasciando il rubino completamente secco con poco residuo. Però è chiaro, a tutto c'è un limite, e oltre gli 8-9 anni rischiamo di ritrovarci con un orologio che lavora completamente a secco, e quindi questo secondo me è un po' il limite massimo per effettuare una revisione anche in caso di non utilizzo dell'orologio. Mentre se lo si utilizza spesso, ecco che viene fuori un po' la regolina dei 5-6 anni. Dopodiché anche qui vi possono essere delle eccezioni, come per esempio orologi che viaggiano a 36.000 alternanze. È chiaro che in presenza di un'alta frequenza abbiamo più battiti del bilanciere, più lavoro dell'ancora sulla ruota scappamento, e anche qui i tempi di una revisione si accorciano un pochino. Pertanto su un'alta frequenza direi che oltre i 5 anni non è molto consigliato andare, specialmente se si utilizza spesso l'orologio. Dopodiché vi sono anche delle altre situazioni, ovvero dei casi particolari dovuti a criticità di determinati calibri. Per esempio, uno su tutti che mi viene in mente, il calibro 31-35 di Rolex, un calibro che è considerato un mulo, perché è effettivamente uno di quei calibri ben progettati che comunque hanno una longevità di funzionamento incredibile, unito anche al fatto che la protezione che offre una cassa Oyster, a partire da un semplice Oyster Perpetual fino ad arrivare ad un Submariner, un Sea Dweller, è comunque eccezionale. Ebbene, questo calibro, il quale potrebbe tranquillamente viaggiare con intervalli tra una revisione e l'altra di 6-7 anni, tranquillamente anche con un utilizzo quotidiano, ha un piccolo tallone d'Achille, ovvero la lubrificazione, l'ingrassamento del perno della massa oscillante. 31-35 non ha un cuscinetto a sfere sulla massa oscillante, ma un perno in acciaio che lavora su 2 rubini. Ebbene, questo particolare è un particolare un po' nevralgico sul 31-35. Se lo si utilizza spesso, se lo si utilizza quotidianamente, l'ingrassamento, la lubrificazione della massa oscillante tende a seccarsi molto prima
rispetto alla necessità di revisione del calibro. E quindi cosa si consiglia su questi calibri? Se si usa l'orologio quotidianamente, di recarsi dall'orologiaio per una verifica ed un'eventuale ingrassatura della massa oscillante magari ogni 2-3 anni ed effettuare invece la revisione completa ogni 6-7 anni. Questo perché abbiamo un particolare organo dell'orologio che ha dei tempi di, diciamo così, manutenzione più brevi rispetto al resto. Questo è un caso che mi è venuto in mente ed è emblematico, ma ve ne possono essere anche tanti altri. Quindi tante volte bisogna anche considerare quello che può essere un'eccezione. Quindi la regolina vale in linea generale, ma bisogna sempre andare un pochino a valutare le situazioni singole, i singoli casi. Ma detto questo, c'è chi solleverà un po' l'obiezione, ovvero il collezionista che ha in collezione centinaia di orologi, come si deve comportare? Chi ha magari 150-200 orologi in collezione e li utilizza veramente sporadicamente, o addirittura c'è il collezionista, tra virgolette, da possesso, che fondamentalmente non li mette praticamente mai al polso. Come si deve comportare? Allora, c'è un vecchio mantra, una vecchia, diciamo così, leggenda metropolitana che ci racconta che bisognerebbe farli girare un po' tutti in maniera abbastanza frequente per non tenerli fermi. Ecco, questo è vero, ma fino a un certo punto, anzi dobbiamo fare molta attenzione. Ovvero, questa è una regolina che vale, sì, ma vale se gli orologi sappiamo essere puliti, revisionati più o meno di recente, e quindi con la lubrificazione presente. Ma se si tratta di orologi acquistati in giro per la rete, in giro per i mercatini, a vattè la pesca, di cui non abbiamo la benché minima idea della storia a livello di revisione, di manutenzione, quindi orologi che potrebbero essere sporchissimi, potrebbero avere lubrificanti completamente secchi, addensati, perché magari stiamo parlando di oli di vecchissima generazione, ecco, farli girare a secco o con oli addensati sarebbe più il danno che il vantaggio. Quindi anche qui attenzione, è una regola che insomma non vale sempre. Diciamo che quale sarebbe il suggerimento? È un suggerimento purtroppo un po' oneroso per chi ha così tanti orologi in collezione, ma il suggerimento sarebbe quello di farli revisionare tutti quanti di recente, in modo da essere sicuri ed avere una situazione di reset, un punto zero dal quale noi partiamo, sappiamo che l'orologio è pulito, revisionato e lubrificato. A quel punto lì possiamo farli girare tutti in maniera, diciamo, abbastanza frequente per mantenerli in movimento, e se li utilizziamo comunque poco, li mettiamo come detto in funzione qualche giorno all'anno, possiamo anche andare molto avanti con la prossima scadenza di revisione. Allora a quel punto lì sappiamo che l'orologio è pulito, ha dei lubrificanti di moderna generazione, e quindi abbiamo un arco temporale, una finestra molto ampia nella quale sappiamo che l'orologio gode di buona salute. Poi è chiaro, chi ha una collezione così vasta non è che si possa spesso permettere di poterli revisionare tutti quanti alle scadenze che ho detto ben precise, ma se l'orologio lo si utilizza veramente poco, lo si mette in funzione qualche giorno all'anno, si può comunque tirarla un pochettino più lunga. L'importante è avere la consapevolezza che l'orologio è un po' fuori scadenza dalla revisione, e sappiamo che se poi un bel giorno lo si vuole utilizzare in maniera un pochettino più intensiva, è il caso di farla. Quindi l'importante è sapere un po' com'è la situazione. È chiaro che se invece si acquistano in giro per marketplace, internet, mercatini, senza avere una benché minima idea, ecco lì è un po' più difficile, si rischia di trovarci con qualche brutta sorpresa. In ultima battuta voglio quantomeno accennare ad una considerazione relativa all'orologeria moderna. Allora, vi sono dei calibri di nuova generazione, di ultima generazione, i quali vengono dichiarati con scadenze di revisione anche decennali o addirittura ultradecennali. Però in questo caso è necessario esclusivamente rivolgersi alla casa madre. Il problema è che queste scadenze così lunghe spesso hanno, diciamo, un sacrificio dietro, ovvero alcuni componenti, come per esempio quello che normalmente capita più di sovente, la ruota scappamento e o l'ancora, vengono sostituiti di default durante il service, ed è questo anche il motivo per cui si è obbligati a rivolgersi alla casa madre, al service ufficiale.
Questo perché tali scadenze di revisione così lunghe vengono comunque programmate e vengono, diciamo, studiate con il sacrificio, come detto, di quei componenti che sono quelli che si usurano in maniera maggiore. Quindi la casa madre sa che tali componenti si usureranno o comunque avranno un potenziale problema di usura. Bene, noi nel service li cambiamo di default, così ripristiniamo, resettiamo l'orologio come quando era nuovo. Ecco, queste sono delle nuove dinamiche che, se da un lato vanno ad allungare i tempi tra una revisione e l'altra, quindi potrebbero far piacere al cliente, d'altro canto non sono, diciamo così, viste di buon occhio dai riparatori indipendenti, ma a parte questo, si scontrano un po' con quello che è la visione classica, la visione romantica dell'orologeria. La visione romantica è quella che l'orologio è fatto per durare. Un orologio che viene progettato e costruito oggi dovrebbe, con le dovute manutenzioni, le dovute cure, rimanere integro e funzionante con i componenti di origine per decenni, per 50, 70, 80 anni, 100 anni. Troviamo degli orologi da tasca ancora perfettamente funzionanti, dei primi del Novecento. Ecco, questa è la concezione romantica dell'orologeria, quella del fatto per durare. Mentre realizzare dei componenti che vanno in un certo senso sacrificati per poter magari allungare le tempistiche tra una revisione e l'altra, è una visione dell'orologeria, magari una nuova frontiera, che però divide molto gli appassionati. E sinceramente, indipendentemente dal fatto che io sia un orologiaio indipendente, scusate il gioco di parole, è una visione che a me sinceramente non piace. Io sono molto più legato a quel concetto antico, artigianale, classico dell'orologeria. Quindi con questo direi che è tutto. Vi ho voluto fare un discorso un po' ampio, un discorso un po' esaustivo, un po' articolato, per farvi un po' capire quelle che sono le varie sfaccettature che stanno dietro a questa regolina, no? Più o meno condivisa un po' da tutti, dei 5-6 anni tra una revisione e l'altra, per farvi un attimino un quadro un po' più ampio, come detto. Spero di esservi stato di aiuto, di aver risposto a molte delle vostre domande. Io vi ringrazio e noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo, ore 19. Arrivederci.